Ciao! Allora, oggi parliamo di questa lacca per i capelli della Sien, quindi un marchio che è acquistato al Lidl, o Lidl come mi pare. Allora, il prezzo per 400 ml di prodotto è di 1,29 euro ed ero curiosa di provarla. Premesso che la mia lacca in assoluto preferita è quella della Splendor, che viene 1,99 euro. Però di 300 ml, mentre questo è un 400. Quindi, confezione bella grande. Dice di avere un potere 4, quindi extra strong, supreme volume formula. Ok. Un sacco di cose. Comunque sia, cosa dire di questa lacca? Intanto che fa il suo lavoro, nel senso che incolla i capelli, quindi li tiene. Non come in questo caso che ho questo ciuffo che non si capisce come stia, ma li tiene belli in piega, soprattutto magari quando esco, se c'è il vento oppure se devo mettere il cappellino o la sciarpa, così evito che diventino elettrici o che vadano per i fatti loro. E quindi questa è una cosa positiva, sicuramente. Poi il profumo non è troppo forte, non è invadente, sa di lacca, però comunque sia è tranquillamente utilizzabile. Non l'ho provato per le mosche, quindi dovrebbe andare bene, ma ha un difetto, non da poco. Lascia un sacco di residui sui capelli. Quindi, quando è sui capelli non si vede il prodotto, ma quando lo andiamo a pettinare, la spazzola è piena di residui, quindi davvero tutta la polvere bianca. Poi mentre li pettiniamo vediamo cadere questa polvere bianca che sembra forfora, davvero brutta da vedere, e questa è una cosa che assolutamente non mi è piaciuta. Peccato perché la lacca non era affatto male, ma ha questo fatto negativo che proprio non mi piace. Intanto tende a sporcare soprattutto la radice dei capelli più velocemente, proprio per il fatto che ha tanti residui. E poi pettinandoli, a differenza della lacca che uso io, che comunque è una lacca low cost, non lascia residui sulla spazzola, mentre questo davvero lascia tantissimi residui, lascia proprio, non vi faccio vedere la spazzola perché è brutto da vedere, ma no. E quindi io per questo motivo, peccato perché l'ho voluto provare un prodotto ancora più low cost di quello che già avevo, ma per questo non mi piace e la boccio. Perché forse ci sono delle lacche comunque che costano di più e che comunque lasciano residui, però io ho trovato la mia lacca perfetta e nessuno è imbattibile. Questa lascia un sacco di residui e no, non mi piace, non so come altro dirlo e comunque sia, fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovati. Come sempre, spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni beauty e clicca anche sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che pubblico una nuova recensione e alla prossima, ciao!